al stadio. Come che lì la domenica mattina, con quelle che agitate nel mettere la marina, la partita è vicina. Nel bere il caffè, un po' me che distende, ma le che go sbagliate nel mettere le medande. Me pone le domande. Siamo là, e qualche nome pure, un per esempio Tanch, con che io aiuto il club, un proprio tolerance, perché ho note di più grande. E rete la sciapitina, e togliere la radiolina, e poi preparare i cioccarini. Ladies and gentlemen, with us, Milva Cervoni! Buonasera, ben ritrovati. Beh, intanto mi scuso per la voce, ma sono i malanni di stagione. Anche questa sera non apriamo con buone notizie per i tifosi bresciani e mi sa che da qua alla fine sarà ben dura aprire con buone notizie. Diciamo che se fino alla scorsa puntata dicevamo che la speranza è l'ultima a morire, oggi forse le speranze se ne sono andate insieme al gioco. Avremo comunque modo di parlare della situazione del Brescia, lo faremo più tardi con l'ospite che ci raggiungerà nello studio 1. Vedremo le immagini che abbiamo realizzato sugli spalti dei Rigamonti proprio sabato in occasione della partita con il Cittadella, sentiremo le impressioni a caldo raccolte da Franca nel dopogara. E poi per lo spazio Marcord ho preparato un Brescia-Atalanta stagione 2002-2003 imperdibile. Vedremo giusto la differenza dello stadio. Non dimentichiamo che è in corso la festa bianco-blu, si è svolta la prima settimana, siamo chiusi questa sera e domani, si riapre mercoledì fino a domenica. Vedremo anche le immagini di questa prima settimana e giusto per invitarvi a venirci a trovare, perché è vero che il Brescia va male, ma è giusto in questo momento stare insieme, fare aggregazione e comunque dare vita alla nostra passione per i colori bianco-blu. La settimana scorsa è stato nostro ospite Charlie Cinelli che ha aperto la festa bianco-blu. Questa sera c'è l'altro Cinelli, Pier Giorgio Cinelli. Ciao, ciao. Pier Giorgio. Ciao, 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 buonasera a tutti. Beh, se tuo fratello ha aperto, tu chiudi la festa. Come facevamo a casa, lui apriva, poi io chiudo. Quindi suonerai la festa bianco-blu quando? Domenica sera suonerò con la mia band, con la mia nuova band che si chiama Banda Cinel, giusto per rimanere in tema, e proponiamo
un bel po' di canzoni nuove e naturalmente anche un bel po' di canzoni dei miei ormai 9 album, quindi sono tipo 150 canzoni, quindi faccio una selezione. Ah, non le fai tutte? No. Beh, però potrei provare una volta. Senti, tra l'altro l'ultimo album è uscito da poco? È uscito da poco e siccome è il mio nuovo e anche nono album si intitola CD Neuf. CD Neuf. Va bene, senti, ci fai sentire qualcosa che puoi proporre alla festa? Sì, certo. Che cosa? Una canzone che in realtà è una canzone inglese, però è bastato aggiungere una T per farla diventare bresciana. Si intitolava Cassio. Ah, capito, va bene. Va bene. E quindi è diventata, è diventata così. Prego. La salamente sempre che le robe le va mia bene. Ma se è sempre incassata, semmai contenta. Che votata mo che i quater in bambic. Che cambia ne got ma teta se mi ho pintit. E allora ta sta proprio bene, che ta nages mai venient. Nego nel to bret, e corri godre al vent. Che un po' ti insegna, sa fa niente senza impegno. Se ti mette il mio alco, allora metta di saro. Cassito, 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 cassito. L'escetette tale trate sempre mal, ta segna un po' gentil, ta sed n'animal, e da penset che le gappes mio cervel, sei tala da mio sarà a po' perché, e allora ta sta proprio be, che da nages mai venient, nego nel to bret, e corri godre al vent. Gaul un po' ti insegna, sa fa niente senza impegno. Se ti mette il mio alco, allora metta di saro. Cassito! E che san contenta invece te malmus tu se nervus a fai se e sarà sempre cassito. Grazie. Allora, grazie per Giorgio, quindi ti aspettiamo alla Festa Bianco-Blu domenica 3 maggio. Grazie a voi, sì, ci vediamo domenica sera. E vuoi invitare anche tutti quelli che vanno alla partita alla prima dei play-off del Basket Brescia? Finita la partita, possono venire lì a mangiare e sentire un po' delle mie canzoni. Sì, noi siamo lì, esatto. Area Luna Park, zona San Polo. Quindi. Esatto. Grazie Giorgio, ci si vede domenica. Buona continuazione, a domenica. Ciao. Allora, questa è una puntata un po' particolare. Nella seconda parte, peraltro, cambieremo argomento, parleremo soprattutto di repressione e disinformazione con un altro ospite che ci raggiungerà in studio. In apertura, invece, visto che è del nostro Brescia, non possiamo dire grandi cose, c'è un altro Brescia che invece va benissimo ed è il Brescia femminile. Do il benvenuto quindi a Chiara Marchitelli, che è il portiere della squadra. Ciao Chiara, benvenuta. Ciao, grazie. Beh, anche perché il Brescia femminile è secondo in classifica, mi dicevi, a un punto dal Verona. Sì. A un punto, quindi noi non rimane che vincere le prossime due partite e sperare in un passo falso del Verona.
No, speriamo anche noi, davvero. Contro il Verona. Beh, diciamo che intanto siete campionessa in carica, l'anno scorso avete vinto il campionato. Abbiamo vinto il campionato e con la vittoria di sabato abbiamo raggiunto la matematica, il matematico accesso alla Champions del prossimo anno. E speriamo in un sorteggio migliore rispetto a quello di quest'anno e speriamo di ritrovare una cornice di pubblico come è stata quella che c'è stata quest'anno, visto che i tifosi del Brescia Calcio sono venuti a sostenerci. Devo dire che forse io ho girato diverse squadre e forse un tifo così per una squadra di calcio femminile come c'è stato qui a Brescia non l'avevo visto. Beh, diciamo che poi insomma, c'è stato grande entusiasmo l'anno scorso, la vittoria dello scudetto, poi considerato che il Brescia che seguiamo invece va malissimo, per cui è stato anche facile innamorarsi di voi, avete dato delle grandi soddisfazioni. Tu peraltro fino all'anno scorso giocavi anche in nazionale. Sì, sì, sì. Purtroppo con la nazionale non siamo riusciti a raggiungere la qualificazione ai mondiali che si terranno quest'estate e adesso da settembre ripartiranno con le qualificazioni per il prossimo europeo. Settimana prossima con chi giocate? Settimana prossima giochiamo in casa col Pordenone. Alle? Alle 15. Il nostro Brescia sabato gioca fuori, giusto? Sì. Per cui insomma eventualmente per chi non va, per chi non è tesserato e non può andare, c'è l'alternativa andare a vedere le Lionesse. Senti, peraltro c'è questa iniziativa, questo stage, sì, che deve partire il primo maggio. Per le piccolissime, per le nate dal 2001 al 2007. Sì, è una giornata dedicata interamente alle bambine che giocano a calcio, che non hanno mai giocato e che vogliono avvicinarsi a questo sport. Ci sarà a disposizione tutto lo staff del settore giovanile e anche alcune ragazze della prima squadra e si terrà al Club Azzurri, al campo dove giochiamo noi solitamente il sabato, dalle 14. E comunque sul sito www.brescia-calcio-femminile trovate tutte le notizie e anche il modulo da scaricare e compilare e portare compilato in modo da velocizzare un po' tutte le pratiche, perché io l'anno scorso c'ero e sono arrivate 82 bambine. È stata una giornata bella perché poi verrà diviso il campo in varie stazioni, ci saranno partitelle, esercitazioni insomma, con tutto lo staff e noi ragazze. Per cui chi vuole venire deve scaricare il modulo, compilarlo, non deve iscriversi prima. No, ma anche se non lo scarica, è per una questione di comodità, sì. Se arriva lì al campo trova tutto là, ma lo può compilare anche direttamente là. Per cui il primo maggio il Club Azzurri a partire dalle 14, qualcuna, sì, di voi ci sarà? Sì, sicuramente, come e l'anno scorso. Poi che succede? Qualcuna di queste bambine magari viene presa, può entrare a far parte dell'organico? Ci sono i vari allenatori che poi eventualmente segnaleranno le bambine magari più promettenti alla società. Quindi anche voi avete un settore giovanile comunque? Sì, sì. Non è una cosa, non tutte le squadre nelle Serie A femminile ce l'hanno perché non è obbligatorio, però il Brescia da questo punto di vista ha sempre fatto un buon lavoro e pone molta attenzione sul settore giovanile, come credo sia giusto che sia. Senti, hai qualche consiglio da dare alla squadra del Brescia maschile quest'anno? No, beh, decisamente sottotono, diciamo sottotono, dai. No, beh, penso che sappiano già tutto. Dispiace che il Brescia sia in questa situazione perché, come ho detto, il tifo dei bresciani è tanto, però... Tu sono qualche partita l'hai vista? Sì, io ho visto qualche partita sfortunate. Diciamo sfortunati, dai, hai voluto essere carina. Qualche volta sfortunati, diciamo però che è mancato qualcosa, più di qualcosa. C'è anche da dire che insomma non è stata un'annata facile anche dal punto di vista societario, hanno avuto i loro problemi. Invece la vostra arma in più qual è? La nostra arma in più credo sia il gruppo. Si dice, si sente spesso dire, sembra ormai quasi una frase fatta, però io credo sia la realtà, perché se alla fine c'è un buon gruppo in una squadra riesce a sopperire magari altre mancanze. E poi comunque, al di là del fatto che non siamo prime per una serie di scivoloni che abbiamo avuto, io credo
che sia una delle squadre, se non la squadra che esprime il miglior calcio nel nostro campionato. Beh, non siete prime, però seconde è un punto. Sì, sì. Il Verona con chi gioca invece? Con il Mozzanica, speriamo che... che è la terza. E nonostante sia Mozzanica e Brescia non proprio in amicizia, speriamo in un favore da parte delle cugine. Beh dai, secondo scudetto non sarebbe male, però è andata comunque bene, dai. No, non sarebbe affatto male. Vediamo, speriamo. Senti, intanto in bocca al lupo per tutto, Crepi. E complimenti per tutto quello che avete fatto. Quantomeno possiamo dire di avere una squadra che è andata in Champions. Grazie, grazie. E poi lo ricordiamo ancora, allora questo stage a partire dalle 14, il 1° maggio, al Club Azzurri. Tu ci sarai? Certo, io ci sarò. C'è qualcuna che vuoi, viene proprio ispirata e vuole fare il portiere? Sì, sì. Ce ne sono, diciamo che non sono tantissime, però ce ne sono e ce n'è bisogno perché diciamo che di portieri nel nostro campionato c'è un po' di carenza. Come mai? Non lo so, forse, cioè non è che non ci sono portieri, però secondo me è un ruolo che andrebbe un attimo seguito meglio. E magari delle squadre non hanno neanche il preparatore dei portieri, per dirne voi una. Ce l'avete? Sì, sì, noi sì. Però noi siamo fortunati, squadre non ce l'hanno, va da sé che il portiere, se non viene allenato almeno dal preparatore, diventa complicato. Quindi, per le nate dal 2001 al 2007, il 1° maggio al Club Azzurri, a partire dalle 14, c'è questo stage. Se volete provare a fare le calciatrici e seguire le orme delle leonesse che sono arrivate così in alto, potete farlo. Venite, numerose. Ringrazio Chiara Marchitelli per essere stata con noi. Grazie. In bocca al lupo, speriamo insomma fra 2 settimane di poter festeggiare. E se volete venire a trovarci alla Festa Bianco-Blu come avete fatto l'anno scorso, vi aspettiamo. Va bene. Grazie per essere stata con noi, Chiara. Grazie a voi. Dobbiamo parlare anche dell'altro Brescia, quello che decisamente va meno bene, quindi cedo la parola a Fabrizio Zanolini alla rubrica Terzo Tempo. Bentrovati. E adesso, povero Brescia, cosa ci resta? Adesso che i nostri sogni, che le nostre speranze sono appese ad un filo sempre più sottile, sempre più liso, resta negli occhi l'ennesima delusione, quella di una prestazione di tutt'altro spessore rispetto a quanto immaginato, rispetto a quanto giustamente atteso. Lo 0-0 col Cittadella non fa altro che buttarci in faccia la realtà, cioè quella di una squadra che mentalmente non c'è più. Se non c'è testa, neanche le gambe possono girare, quelle gambe che hanno camminato troppo rispetto ad una corsa rabbiosa che era lecito aspettarsi. Ecco, quello che clamorosamente è mancato è stata proprio la rabbia, la cattiveria agonistica, inspiegabilmente assente in una situazione del genere. Ma non parliamo di scarso impegno, ci rifiutiamo di crederlo. L'unica spiegazione è una condizione psicofisica ormai tenuta in piedi con i denti, che nemmeno la forza della disperazione riesce a modificare, nemmeno di fronte allo spettro di una Lega Pro ormai alle porte, anche per i più ottimisti, anche per chi ancora, come noi, non si vuole rassegnare. Siamo qui ancora a raccontare di un primo tempo non giocato, zero tiri in porta, ed una ripresa che ha visto la solita tardiva reazione, sterile e inconcludente. Una clamorosa traversa di Sesto, almeno un paio di grosse occasioni gettate al vento, ma anche il rischio di subirlo il gol. Per di più, con la superiorità numerica, l'ennesima non sfruttata, che le rondinelle hanno avuto per oltre mezz'ora. E si resta così, come color che sono sospesi, in attesa di una sentenza che non vorremmo mai sentire. In attesa di un'altra sfida, quella di domani sera con il Vicenza, sempre a Rigamonti, che diventa quasi un paradosso aspettare. Certo, se quel inutile punticino con il Cittadella fosse arrivato in altro modo e dopo 90 minuti giocati alla morte, la speranza dell'aritmetica ci terrebbe ancora vivi. Ma è ancora ragionevole sperare dopo quanto visto? È ancora ragionevole prendere carta, matita, fare due conti e dire che non è ancora finita? Rientra Colì dalla squalifica. Nessuno degli infortunati, vale a dire Budel, Sodigna, Morosini e Tonucci, sarà a disposizione di mister Calori.
Di fronte troveremo un Vicenza da solo al secondo posto di una classifica che lo spedirebbe, finisse oggi, direttamente in Serie A. Ecco allora un messaggio a chi vede il bicchiere sempre e comunque mezzo pieno, anche con un solo goccio d'acqua al suo interno. Ce l'ha insegnato un ragazzo di 20 anni. Ci ha detto che non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta. E allora almeno vi preghiamo, lottate. Alla prossima. È ancora lecito sperare, si chiede Zanolini, chissà. Io intanto vi lascio con 60 secondi di pubblicità, ci ritroviamo fra poco nello studio 1 insieme al primo ospite che ci raggiunge questa sera, restate con noi. Amore, ho preso i würstel. Hai controllato che siano di carni italiane? Eccoli, di carni italiane. Hai controllato che siano senza polifosfati aggiunti? Eccoli. Sono i nuovissimi würstel della centrale del latte di Brescia. Solo carni italiane, senza polifosfati aggiunti, affumicatura naturale con legno di faggio, senza glutine e in più... Sorpresa! Sono fatti con latte fresco di alta qualità della centrale. Ti meriti proprio un bacio. Würstel della centrale del latte di Brescia. La parte più fresca di noi. All'interno dell'azienda agricola Provini troverete, oltre ad un'ampia scelta tra piante decorative da interno ed esterno, un vastissimo assortimento di semi, bulbi, piante aromatiche e piantine da orto di altissima qualità, nonché produzioni che porteranno prodotti sani e buoni sulle vostre tavole in tutti i periodi dell'anno. Vengono realizzate inoltre stupende composizioni floreali, sempre originali, adatte a qualsiasi gusto ed occasione. Venite a trovarci a Montichiari, in Viale Europa 47. Aperti tutti i giorni, anche domenica mattina. Eccoci tornati, ci siamo trasferiti nello studio 1. Come dicevo, questa sera è una puntata un po' particolare, ora parleremo della situazione del Brescia, lo faremo con l'ospite che è già con noi. Nella seconda parte ci occuperemo invece di repressione e disinformazione e ci raggiungerà un altro ospite che terrà compagnia al primo. Il primo che è già seduto e lo saluto, ciao Diego. Ciao, ciao a tutti. Puntata particolare e quindi... giusto così. Un po' stanchi, provati sì, da una settimana... Sì, decisamente stanchi. Sì, però... anche perché purtroppo non c'è il traino della squadra che magari ti fa... Non c'è l'entusiasmo. Non c'è l'entusiasmo, quell'entusiasmo che ti fa superare con facilità tutti gli ostacoli, tutte le difficoltà. E quindi il lavoro in queste occasioni diventa particolarmente pesante e sicuramente più duro. Detto questo, però, chi è venuto alla festa avrà visto che nonostante non ci sia un grande entusiasmo, diciamo così, calcistico, quantomeno però c'è la stessa, uso questa parola anche se non ci appartiene, professionalità di sempre. Sì. Nel senso che il servizio che cerchiamo di dare alla nostra festa, nonostante tutto e nonostante tutti, è sempre il migliore possibile. Cosa che a me non stanno facendo i nostri eroi in campo. Di questo ne parliamo fra poco. Assume. Saluto anche la mia aiutante Barbara che è già qui con me. Buonasera, buonasera a tutti. Questa sera abbiamo stravolto tutto. Ma non manca la mia hostess, do il benvenuto quindi a Priscilla. Eccoci. Un applauso, abbiamo fatto un applauso a nessuno, almeno Priscilla lo facciamo. Eccoci. Ciao Priscilla, benvenuta. Grazie mille. Grazie per essere con noi. Grazie. Accomodati. Barbara, intanto vuoi ricordare i contatti? Per intervenire potete inviare una mail all'indirizzo info@dodicismoincampo.it oppure potete telefonare allo 030 28 15 130. Aspettiamo anche i vostri sms al 338 7065 897. Vi ricordo che ci sono anche la pagina Facebook e il canale YouTube ufficiali di Dodicismo in Campo dove potrete rivedere tutti i servizi e le intere puntate. Allora Diego, una situazione per quanto riguarda il Brescia molto difficile, la tifoseria... sabato a un certo punto ha mollato,
anche giustamente perché... cioè una situazione più che altro imbarazzante, perché si sapeva che la conclusione poteva essere, anche se non c'è la matematica, poteva essere di questo tipo. A un certo punto credo che tutti l'hanno capito questa cosa, chi prima, chi poi, però l'hanno capito. Però nessuno, credo neanche noi che avevamo comunque previsto una stagione tribulata, nessuno pensava che si arrivasse, fra virgolette, a questo livello. Quello che si è visto in campo sabato è qualcosa di imbarazzante, perché contro una squadra sicuramente non tra le prime, con la quale potevamo giocarci tranquillamente il risultato, cioè, non c'è quasi stata partita. E questo fa pensare, fa giustamente arrabbiare i tifosi che comunque, nonostante tutto, ci hanno creduto fino alla fine, anche se non, magari non sono stati tutti quelli che sono venuti col Bologna, però comunque anche sabato c'erano tanti tifosi che secondo me meritavano uno spettacolo migliore. Noi gli abbiamo sempre detto, ci può stare la sconfitta, ci può stare di perdere la categoria sul campo, la cosa che non ci sta è che i giocatori entrino in campo in questa maniera. Io poi, apro una parentesi, l'ho sempre detto, lo dirò sempre, non per giustificarli, non per dare degli alibi a dei ragazzi, alcuni dei quali rispetto comunque perché li ho conosciuti da un punto di vista umano, quindi non posso non rispettarli semplicemente perché non riescono ad esprimersi in campo. Però credo che la difficoltà maggiore di questi ragazzi sia psicologica. Naturalmente c'è stato qualcosa di sbagliato nella preparazione atletica, perché una squadra che crolla fisicamente in questa maniera, e non è la prima volta che accade in questo campionato, cioè vuol dire che qualcosa all'inizio di sbagliato c'è stato. Bisognerebbe chiedere a chi ha fatto la preparazione, a chi ha fatto il precampionato, bisognerebbe chiedere a loro. Io non sono un medico, non sono un giocatore, non tecnicamente in questo senso non so darti una risposta. Capisco però che non sia facile affrontare una situazione di questo tipo, in particolar modo in casa, in uno stadio in cui chi ancora lo frequenta ha giustamente delle aspettative. E lo ripeto, non sono delle aspettative di gloria, perché nessuno si aspettava a un certo punto che la squadra vincesse il campionato. Però che lottasse fino alla fine, quello sì. E anche sabato ci siamo trovati con un giocatore in più, con una squadra sicuramente che non è tra le prime, che non era... E non siamo riusciti a vincere, quantomeno non siamo riusciti neanche a provare a vincere questa partita. E questo lo ripeto, è imbarazzante. C'è un messaggio da casa, Barbara? Esatto, sì. Ho sempre voluto credere alla salvezza, ma dopo sabato ho perso la speranza e intanto già lo so che l'anno prossimo si gioca in Lega Pro. Sì, dicevamo prima, è vero che la matematica ancora non ci ha condannati, però penso che le speranze ormai, insomma, i tifosi le abbiano lasciate andare. Credo che a questo punto... Sì, adesso credo che sia veramente difficile, anche noi che siamo sempre stati ottimisti, fatichiamo a credere, ma soprattutto fatichiamo a crederlo, perché quello che abbiamo visto sabato, quello che si è visto sabato è irreale, è difficile da capire, da accettare, è veramente difficile da accettare, per quanto io voglia bene a tanti ragazzi del Brescia che hanno fatto, ripeto, delle scelte di vita, che hanno sempre onorato la maglia, parlo di Marco, di Budel, di Arcari, di Caraccio, eccetera, eccetera, veramente. Però quest'anno evidentemente, soprattutto questo fine campionato, mi piacerebbe capire come mai, mi piacerebbe parlare con loro e capire come mai. Di certo non è da parte loro, sono sicuro, non è un menefreghismo, non è dire chi se ne frega, oppure un gettare la spugna. Probabilmente è una situazione che pesa a tal punto che si è creata una situazione dalla quale non riescono a uscire. No. Di sicuro non riescono a uscire da soli, perché comunque... Se è vero che è cambiato qualcosa in società, fino a ieri questi ragazzi erano alla mercé degli eventi. Cioè, la situazione del Brescia la conosciamo tutti, quello che è successo quest'anno e l'anno scorso lo sappiamo tutti, e il fatto che non ci fosse nessuno in società, probabilmente una persona forte, una persona anche carismatica, un punto di riferimento valido e serio, così, sicuramente ha contribuito a tutta questa situazione. E lo dico sempre senza volerli giustificare, ma non sono qua a difendere i giocatori, non voglio fare l'avvocato del diavolo. Mi dispiace semplicemente vedere questi ragazzi terminare probabilmente la loro storia qua a Brescia in questa maniera. Ecco. È questo che mi dispiace, perché secondo me meritavano di più loro, meritavamo certamente di più noi in questo senso. Però
lo sai, noi siamo partiti questo campionato, siamo partiti pronti a soffrire. Sapevamo che si doveva soffrire perché conoscevamo i pregi, ma soprattutto i difetti di questa squadra. Una squadra che si trascina ormai da tre anni, da tre o quattro anni, si trascina gli stessi identici problemi di sempre. E che evidentemente quest'anno sono aumentati, sono cresciuti a dismisura, in un momento in cui probabilmente nessuno se l'aspettava. Ecco, Franca nel dopopartita ha raccolto un po' di pareri a caldo e non c'è tanta arrabbiatura nei tifosi, delusione. C'è proprio una delusione che è anche peggio, una delusione disarmante. Infatti è peggio la delusione, l'amarezza, molti tifosi si sentono traditi da questa squadra. È quello che fa, perché l'arrabbiatura così ci sta, è uno stato d'animo che certo. È comprensibile, ma è più grave la delusione, quando ti senti tradito è molto peggio. Vediamo quindi il servizio che abbiamo realizzato proprio sabato nel dopogara e quindi i pareri a caldo raccolti da Franca proprio al termine della partita fuori dallo stadio. La leggiamo sta partita? Inguardabile, inguardabile. Dunque io ho già il cuore in pace da dicembre. Per me la retrocessione era già pronta a dicembre. Senza società, senza squadra, non abbiamo più niente. Basta. Come hai letto questa partita? Più male di così non si poteva giocare. Prima di tutto ho sbagliato Calori. Scaglia a sinistra, poi farlo sulla destra e se è tu farlo giocare. Cambia i ruoli e non puoi. Il portiere non può fare il centro avanti, giusto? No comment. Penso che giocare a calcio in questa maniera non ci salviamo più. Meritiamo la classifica che abbiamo. Era già andata, dai. Ci si sperava, ma c'è poco da fare. Erano speranze, dai, dei tifosi, ma purtroppo è andata così. Non entra in porta, insomma. Se non arrivano gli attaccanti, le palle, purtroppo. Ma è una cosa generale, dai. Eredità vecchie, delle vecchie gestioni. Ti vedo sbuffare. Pozza, cosa devo dire? Ma neanche una squadra dell'oratorio gioca così. Una squadra dell'oratorio non gioca così. Ma come mai? Perché non ci mettono i coglioni, come si dice in verbo. Bisogna metterci i coglioni a giocare a pallone, correre. Quelli lì camminano. Come tutto l'anno. Partita scarsa, mediocre, come tutte le partite di quest'anno. Guarda, era 10 anni che non venivo allo stadio, ma è una cosa impossibile, ma veramente. Sembrava di guardare il Castelmella a giocare, io che sono di Castelmella. Veramente una brutta squadra. A Salò, basta, finita. Andiamo sul lago. Andiamo sul lago a prendere il sole. Vista di una donna. Oh, guarda, io ho già parlato abbastanza, non ho neanche voce. È finita anche oggi? Sì, è finita, Serie C. Un pareggio che non serve? A niente, assolutamente. Ragazzi, come l'avete vista? Bruttissima. Bruttissima in Brescia. Non ci siamo? No, non ci siamo. Siamo in Lega Pro alla grande. Allora, cosa è mancato? È mancato tutto. Come la vediamo sta partita? Malissimo, malissimo. È vergognoso. Silenzio stampa, per decenza, grazie. Allora, come la commentiamo? Basta. Ma è incredibile, è veramente incredibile. È una squadra che non corre, non pressa, non si smarca, non fa niente. Non fa niente, io non lo so. Le speranze ormai? Neanche una, con questa squadra neanche una. Male, male, molto male. Brutta partita, deluso. Ormai dici che... Per me è finita. C'è più niente da fare? Per me no. Anche tu la pensi così? Sì. Anche tu? Sì. Ah, siamo disperati ormai, disperati. Non c'è più niente da fare? No, non c'è più niente da fare, a meno che scendo in campo io. Se scendo in campo io forse vinciamo. Gli attributi ce li hai? Ce li ho quelli, io ce li ho gli attributi, loro no. Cosa è mancato? Lascia stare oggi proprio, è mancato tutto. Dobbiamo insegnare alle nuove generazioni a soffrire in Serie C per un anno, poi basta. Poi si ritorna. Serenamente, lo sport è questo, anche una retrocessione, senza tante polemiche. È stata una partita schifosa.
riassunto, devo dire che tutto l'anno abbiamo giocato così e meritiamo questa categoria. Meritiamo di andare in Lega Pro perché abbiamo giocato sempre da cani e non si può anche verso i tifosi che all'inizio la società nuova aveva fatto dei programmi e aveva detto facciamo qua, tiriamo una squadra forte, mettiamo qua, mettiamo là. Invece abbiamo visto che i giocatori sono tutti dei rammolliti e poi abbiamo dimostrato che meritiamo questa categoria. E poi devo dire ancora una cosa, questa è figlia ancora del signor Corioni, che doveva mollare ancora un po' di anni fa e non ha mai voluto mollare e ci ha messo in queste condizioni. Abbiamo raccolto a caldo una serie di testimonianze, insomma ormai credo ci sia la massima rassegnazione da parte dei tifosi bresciani. È andata così, che ti devo dire? Ti restituisco la linea, da Rigamonti è tutto. Beh, quindi dicevamo molta rassegnazione, i tifosi che sono rassegnati l'anno prossimo a disputare il campionato in Lega Pro. Nessuno ha parlato di ripescaggio, cosa di cui si è parlato insistentemente anche attraverso i giornali nelle ultime settimane e cosa alla quale tu, come portavoce del gruppo, hai... Guarda, la cosa che ha dato più fastidio, pare che sia uscita questa notizia così, però giustamente se c'è qualcosa di fondato è giusto che se ne parli. Però ha dato fastidio perché la società sembra quasi che avesse già mollato, ancora prima di giocarsi questa partita, avesse già mollato... la speranza comunque di salvarsi. Il messaggio che è uscito comunque non è stato dei migliori e probabilmente si è di riflesso anche condizionato un po' la squadra. E se davvero la società sta pensando di pescaggio, innanzitutto non avrebbe dovuto dirlo, non avrebbe dovuto parlarne così e soprattutto non avrebbe dovuto, fra virgolette, lanciare questa campagna mediatica, secondo me. Magari non è stata opera della società, non è stata opera dei giornalisti. Può darsi, comunque questa cosa era, secondo me, è stata un'arma a doppio taglio, nel senso che da una parte alimenta delle speranze che secondo me sono sbagliate, perché come abbiamo sempre detto ci sta la categoria, ci sta di perdere la categoria sul campo, perché non la vediamo come una cosa disonorevole il fatto di retrocedere, a patto che si retroceda, come dicevo prima, lottando, quantomeno provandoci fino alla fine. Così purtroppo quest'anno non è stato, però il fatto di retrocedere per noi non è un disonore, assolutamente. Lo potrebbe diventare un'onta se la società, prima ancora di rifondare se stessa, perché è questo che i tifosi chiedono, gli hanno dato tempo ancora un anno pazientando, questo anno gliel'abbiamo regalato con la speranza ovviamente che poi cambi tutto davvero e non solo parole così. Quindi ci aspettiamo che una società seria, una società nuova che ha dei progetti, che faccia qualcosa di diverso dal perseguire un ripescaggio che, lo ripeto, diventerebbe un'onta per la storia del Brescia, soprattutto diventerebbe se fosse ricercato in questa maniera, se fosse calcolato. Cioè retrocediamo sul campo, esatto, e quindi risaliamo sul campo. Allora, non, diciamo una cosa, purtroppo non dipende da noi i tifosi, il fatto che Brescia a un certo punto, se dovesse retrocedere, sia ripescato o meno. Non dipende da noi, purtroppo chi comanda il calcio, l'abbiamo capito tutti, sono i signori Lotito, Tavecchio, eccetera, eccetera, che fanno i loro calcoli, che gettano fumo negli occhi della gente e poi dietro queste notizie che fanno scalpore, parlo magari di alcune situazioni che accadono o meno negli stadi, agiscono in una certa maniera e, tra virgolette, consentimi questo termine, pilotano i vari campionati. Credo che questo sia un po', l'abbiano capito un po' tutti, ed è anche il motivo principale per cui tanta gente si sta allontanando dal calcio e dallo stadio. E stavo dicendo, il fatto che questa società cerchi così insistentemente a tavolino di sistemare le cose in modo tale che il ripescaggio diventi più facile, anziché fare tabula rasa, riprogettare tutto, presentare un progetto credibile alla tifoseria, perché la tifoseria sta aspettando solo quello da tanti anni così. Insomma, per me è inquietante questa cosa, è inquietante. Mi sembrava che ci fossero stati dei segnali importanti
di cambiamento da parte di questa società nelle ultime settimane. Mi riferisco ai biglietti. Prezzo dei biglietti. Biglietti sì. che quello del prezzo dei biglietti contro Caro Prezzi, lo sai benissimo, è stata la nostra battaglia. Però, praticamente dai primi anni 90. No, già, assolutamente. E questi erano segnali importanti per noi. E molti li hanno colti, non solo noi, tanti, in tanti li hanno colti questi qua. Ma adesso mi sembra che si siano fatti 10 passi indietro rispetto a una volontà di cambiamento. Però non è detto, perché non abbiamo ancora sentito la società esprimersi decisamente in questo senso. Sagramola, quando l'abbiamo intervistato qualche settimana fa, ha detto noi abbiamo pronto il piano B e quindi se si dovrà retrocedere, semplicemente si allungheranno i tempi per i progetti che abbiamo. Quindi mi auguro che... È vero, allora, stiano pensando eventualmente. Allora io chiedo alla società che faccia chiarezza. Certo, questo assolutamente. Dica ai tifosi, tutti, e non in Camera Caritatis, cosa vuole fare realmente l'anno prossimo. Vogliamo provare a ripartire dalla Serie C, dalla Lega Pro? Io so benissimo cosa... Io non l'ho fatta, innanzitutto io non l'ho fatta la Lega Pro e comunque si parla di un campionato di 30 anni primi fa anni ormai. 80. Quindi... completamente cambiato, era difficile allora risalire dalla Lega, però io l'ho vissuto attraverso i racconti dei più anziani, quindi io allo stadio loro non ci andavo ancora purtroppo, quindi non l'ho vissuta direttamente. So quello che significa adesso andare in Lega Pro, lottare in Lega Pro e soprattutto risalire dalla Lega Pro, so che è veramente difficile, anche perché l'hanno complicata notevolmente, quindi non credo che basti la volontà e la serietà di una società per ritornare immediatamente in Serie B. Purtroppo, se dovessimo retrocedere, con questa situazione, con questa società, con questa situazione debitoria, appunto, sarà veramente difficile ritornare in Serie B nell'arco di poco. Ci sarà da soffrire qualche anno e detto adesso è veramente pesante. Però, quello che diciamo noi, che pensiamo noi, tutto, ci sta tutto, siamo pronti a tutto, fuorché a vivere un ripescaggio di questo tipo. Messaggi da casa, Barbara? Tantissimi, Milva. Che tristezza per il nostro Brescia. Vedendo poi video a Marcord, una malinconia. Avanti, ritorniamo a ruggire dalla Lega Pro. Forza Brescia, Carlo. Veramente il Brescia sabato è inguardabile. Via tutti. La squadra non ha gambe per me, preparazione sbagliata, ma comunque non va dimenticato che questa situazione è soprattutto colpa della vecchia società, famiglia Corioni. Meno 6 punti in classifica si fanno sentire. Eh beh sì. Poi? Per fortuna che c'è la festa a tirare sul morale, noi non molliamo mai, avanti Ultras. Penosi, altro che mandarli a lavorare, bisogna portare via lo stipendio a vita, Diego Libero e Corioni, puntini, Beppe. Liberiamo Diego. Grazie per la libertà. E prigioniamo qualcun altro. Va bene, allora, ora mancano 5 partite, vedremo che ne sarà. Martedì sera, ricordiamo, si gioca in casa col Vicenza che arriverà qui agguerrito. Però, ripeto, è vero che finché c'è vita c'è speranza, ma credo che ormai le speranze di tutti i tifosi siano ridotte non al lumicino, proprio spento ormai. Sì, è vero, magari soprattutto dopo la partita si è vista una certa rassegnazione, sì. che io non vorrei mai vedere al di là di tutto, però comprensibile. Io quello che vorrei invece dalla squadra è che comunque onorasse fino in fondo, a prescindere dalla classifica, la maglia. Andiamo giù ma con onore, esatto, onorando esatto. La maglia. Hanno ancora 4, 5, 6 partite. 5 partite. Non dico recuperare perché quello che è quello mancato che, certo, è troppo, non si può recuperare. Però quantomeno di non finire... Recuperare un po' la faccia, sì, ecco. Sì, ma io lo dico soprattutto certo. Per loro, perché come tifosi, credo, io parlo, non posso parlare a nome di tutti, parlo a nome del mio gruppo, come tifosi credo che quest'anno abbiamo dato non tutto di più. Ci abbiamo provato in ogni momento, e anche quando la ragione ti diceva di contestare, di fischiare i giocatori così, abbiamo provato a sostenerli. Quando magari tutto lo stadio fischiava, legittimamente, sia chiaro, noi abbiamo continuato a sostenere, a provarci, abbiamo soprattutto all'inizio della partita così. Adesso diventa veramente difficile, e se dovessimo farlo non lo faremo certo per loro, lo faremo a questo punto per la maglia, perché è l'unica cosa che per noi conta, o quantomeno la cosa che conta di più, soprattutto in momenti come questi. Quindi salviamo l'onore della nostra maglia, una maglia storica e gloriosa. Mi fermo, Diego, c'è la pubblicità, poi vediamo un brevissimo servizio che abbiamo realizzato proprio sugli spalti del Rigamonti sabato in occasione di Brescia Cittadella, poi ci ritroviamo in studio, ci raggiungerà un altro ospite, cambieremo argomento, restate con noi.
Ed ecco i nostri sponsor, da Giuliana e Sara, tabaccheria, edicola, cartoleria, libreria, fotocopie, articoli regalo, ricevitoria Lotto e Super Enalotto, ricariche telefoniche, bolli auto, è in via 2 giugno 62 barra A in zona Trepola Ospitaletto, numero telefonico e fax 030 6840 484. Pian del Maggio è una cantina formata da giovani con la voglia di far conoscere il Franciacorta anche alla loro generazione. Un luogo pronto ad accogliere avventurieri e ad accompagnarli in visite e degustazioni guidate. Proemio, Capriccio, Millumino, Furente, Pian del Maggio, passione per le bollicine di qualità. Amicizia e sinergia per vivere il magico mondo della Franciacorta. Pian del Maggio, via Valli, Adro, Brescia. Telefono 030 7254 451 e se volete saperne di più il sito internet è www.piandelmaggio.it. Casa del Pane Fratelli Bonomi è aperta tutte le notti da mezzanotte e mezza fino alle 13.30 del giorno dopo con orario continuato, chiusa il pomeriggio e il sabato sera. Preparano gustosi panini, prodotti da forno e prodotti alimentari. Proprio così, pane fresco, pizze, focacce, brioche. Le puoi trovare anche di notte alla Casa del Pane Fratelli Bonomi, via Milano 106-108, Brescia. Telefono 030 315053. Infine vi ricordo che se volete ritagliarvi uno spazio in dodicesimo in campo, potete chiamare la Events Planet al 333-4619-418. Ho detto 333-4619-418 per la vostra pubblicità in dodicesimo in campo. Vi aspettiamo! I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town. Drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl around the streets at night. Dirty old town. Dirty old town.
by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Non mi diffidate il bambino con la torcia, eh? Allora, molta delusione, l'abbiamo vista, si è partiti con grande entusiasmo e alla fine l'amarezza e la contestazione, ma credo assolutamente legittima. Arrivano tantissimi messaggi da casa. Leggi qualcosa, Barbara? Nessun ripescaggio. Con una società e una squadra così, la Lega Pro è quello che ci meritiamo. Non voglio essere un parà. Puntini, ce ne sono già troppi in Italia. Le promozioni si ottengono con la lotta ed il sudore. Condivido le parole di Diego. AU e DM. Vabbè, poi... è vero che ormai è finita, ma domani arrivo al Vicenza, tutti allo stadio a tifare per la maglia e chi non salta è un vicentino. Diego, il tuo posto in curva nord, la vera mentalità, cosa che al giorno d'oggi non esiste più. Spero in un tuo ritorno dei 1911 in curva, Ivan da Mantova. Vabbè, di questo poi in ne curva parleremo. Curva forse no, ma è passato il mio tempo. Tanto in speriamo curva. Che tu torni allo stadio, poi esatto, vedremo tanto tornare... che ne sarà. Tornare in gradinata. Allora, ci sono tanti messaggi da Piacenza, da Brescia, poi li leggiamo, do invece il benvenuto all'altro ospite che ci ha raggiunto ed è Alfio per la Curva Nord di Bergamo. Ciao Alfio. Ciao, grazie dell'invito. No, grazie a te per aver accettato, so che non è facile per te essere qua, ti abbiamo sentito tante volte al telefono, questa sera invece sei qua in diretta con noi e quindi ti ringrazio. Abbiamo invitato Alfio perché la questione di Bergamo, dei tifosi atalantini, nelle ultime settimane, anzi direi forse negli ultimi mesi, l'abbiamo trattata più volte perché a Bergamo si è creata una situazione veramente molto pesante nei confronti della tifoseria e noi più volte abbiamo detto che quello che sta succedendo a Bergamo purtroppo domani potrebbe succedere da qualsiasi altra parte d'Italia ed è quello che poi un po' sta succedendo. Per cui ci faceva piacere comunque sentire anche il vostro parere, soprattutto dopo la sentenza di primo grado di questo maxi processo che è andato avanti per diversi mesi e che ha visto imputati, mi pare, 147 tifosi. 147 persone, sì. Quanti atalantini? 90? 97 atalantini e il resto catanesi. Sì. Quindi lunedì scorso c'è stata la sentenza di primo grado? Lunedì c'è stata la sentenza di primo grado dopo un processo che è andato abbastanza veloce, meno di un anno più o meno. Il primo grado si è concluso, adesso ci vorranno 90 giorni per il deposito delle motivazioni da parte del giudice e poi con gli avvocati, con il pool di avvocati si valuterà ovviamente l'appello. In quanto la sentenza chiaramente non ci soddisfa, non soddisfa noi, non soddisfa gli avvocati e per cui leggeremo le motivazioni e poi faremo i passi opportuni per poter far valere le nostre convinzioni di fronte ai giudici in appello. Diciamo che questo processo era partito con una gran cassa mediatica notevole, è andato avanti con un'attenzione mediatica fuori dal comune e ancora oggi i vostri giornali vi stanno dedicando una grande attenzione. Solo l'altro anno per la chiusura d'indagine, io adesso avevo fatto una ricerca, non ce l'ho qui con me, però giorni e giorni e giorni di articoli, tre prime pagine per una chiusura d'indagine che non portava nulla di nuovo, quindi. Per cui c'è stata una grandissima attenzione da parte di media, non solo locali, soprattutto locali, ma non solo, perché anche la Gazzetta ci ha messo del suo. Un processo che, dicevo, è partito veramente con grande enfasi, che poi pian piano si è sgonfiato, molte accuse sono venute a cadere, no? Alcuni reati sì, sono stati completamente stralciati, altre accuse sono state fortemente ridimensionate, però questo è materia di tribunale, certo. I processi si fanno lì, le sentenze si rispettano. Sì. E nell'uno e nell'altro caso, anche quando siete stati assolti per non aver commesso il fatto sui fatti di Zingonia, anche in quel caso anche i giornalisti dovrebbero rispettare la sentenza, no? Sì, diciamo che la situazione mediatica a Bergamo è abbastanza complicata, definiamola così. Io credo che c'è una frase che tutti conosciamo, no? il lavoro nobilita l'uomo, tutti i lavori sono nobili, qualche lavoro socialmente riveste un'importanza maggiore rispetto ad altri. Il medico è un lavoro estremamente, certo, importante perché salvi delle vite umane. Il giudice o l'avvocato, altrimenti, è un lavoro estremamente importante perché decidi della sorte
delle persone. Ecco, sotto certi punti di vista anche il giornalista, fare il giornalista è un lavoro estremamente importante, perché in base a come racconti i fatti crei nell'opinione pubblica l'idea di come i fatti si sono svolti. Qui non c'è nessuno che penso ritenga necessario promuovere la censura o avere un'informazione pilotata. Credo sia però auspicabile da cittadini che l'informazione sia corretta, onesta e corretta, con riportare i fatti per quello che sono, e se nel riportare i fatti il giornalista di turno inserisce delle proprie considerazioni, sarebbe bene che il lettore sapesse che quelle considerazioni sono proprie del giornalista e non sono attinenti invece ai fatti di cronaca. Purtroppo in Italia l'informazione a volte sappiamo che ha un po' delle derive, non solo quando si parla di ultras, però è purtroppo un modus operandi. A Bergamo c'è una situazione particolare, storicamente la tifoseria organizzata, gli ultras a Bergamo, non hanno mai avuto un buonissimo rapporto con i media locali che forse è caratteristico delle città di provincia ed è meno attinente per le grandi metropoli, però a Bergamo abbiamo un quotidiano cittadino che è anche il punto di riferimento per la televisione locale, che è anche il punto di riferimento per una delle radio locali. Quindi c'è un po' il monopolio dell'informazione? Diciamo che è molto, molto baricentrata sul gruppo editoriale che opera su Bergamo. Sì, fortunatamente oggi ci sono, siamo in un mondo multimedializzato, sì, e quindi la gente ha anche la possibilità di informarsi in modo diverso, senza sentire sempre solo una campana. E questo credo sia stato uno dei vantaggi a livello mediatico che abbiamo avuto in questo processo e anche nelle vicende molto, molto recenti. Mi riferisco per esempio a quanto successo prima della partita Atalanta-Sassuolo, dove fortunatamente grazie ad altri media si è riusciti a far uscire la verità e non quello che in alcuni casi è uscito su alcuni quotidiani locali e anche nazionali. Peraltro questo fatto è stato ripreso anche dalla PM nell'udienza della sentenza. La PM nell'occasione tra l'altro ha accusato Reia di essersi inchinato di fronte ai tifosi atalantini, sì, definendolo anziano. Questa è stata una caduta di stile, perché credo sia stata una scivolata su una buccia di banana. Va bene, insomma, ci può stare, credo, nell'enfasi nello svolgimento di un processo può capitare che ci sia qualche scivolata, non ne farei un caso. Diciamo che non mi piace fare delle generalizzazioni e dire che tutti i giornalisti sono buoni giornalisti o cattivi giornalisti. Potrei portare degli esempi. Ho per esempio ben in mente quello che delle persone, dei giornalisti, dei professionisti dell'informazione, sicuramente non vicini al mondo degli ultras, come il direttore del Corriere dello Sport Stadio, De Paola, o come Fabio Monti del Corriere della Sera, o ancora Dotto di TGCom, sì, hanno detto rispetto a quanto avvenuto prima di Atalanta-Sassuolo. Non erano presenti, si sono documentati, hanno visto fortunatamente i circa 4 minuti di intervento che è stato fatto da parte della tifoseria durante l'allenamento, 4 minuti su 60, 56 di sostegno alla squadra, 4 di, secondo me, giustificata e giusta reprimenda, e hanno espresso un loro parere che credo fosse obiettivo, e non stiamo parlando sicuramente di giornalisti schierati a vantaggio degli ultras. Ecco, io credo che ciascuno debba fare la propria professione nel modo giusto, con il rispetto, ma soprattutto se si fa il giornalismo bisogna raccontare i fatti per quello che sono, senza andarci a ricamare sopra altre cose, e soprattutto senza avere delle derive che in alcuni casi attaccano anche in modo diretto determinate persone, perché quando si attaccano determinate persone
Bisogna forse valutare bene, perché quando i nomi finiscono poi sui giornali, se si tratta di cronaca, la linea di demarcazione fra diritto di cronaca e ingiuria o diffamazione è molto sottile. Adesso io uso una battuta, insomma, definire uno dei portavoce, Claudio, come un ducetto o ultrasführer, ecco, francamente, da chi si occupa di informazione mi lascia abbastanza attonito, insomma. Ecco, Diego, sì. Tra la tifoseria atalantina e quella bergamasca c'è sempre stata e sempre ci sarà una rivalità fortissima. Questo non vi ha mai impedito però di condividere tante battaglie fuori dallo stadio? Sì, assolutamente. Soprattutto non ci ha impedito di guardare, in questo caso in casa loro, e di vedere che c'è tutto quello che sta accadendo a loro, cioè un certo tipo di accanimento mediatico, ma anche giudiziario, secondo noi. Perché abbiamo seguito con attenzione il processo che si è appena concluso, e ci sembra, io personalmente ho avuto l'impressione che se da una parte il giudice ha valutato con obiettività tutti i fatti così, il PM mi sembra invece che ci abbia messo un po' di carico in tutto quello che è stato e soprattutto che non è stato. E ho anche come l'impressione che il giudice, se non avesse subito tutta questa pressione mediatica, questa necessità, diciamo così, di usare il pugno duro, di dare una pena esemplare, probabilmente, non dico che avrebbe assolto tutti, però sicuramente avrebbe avuto probabilmente la mano meno pesante. Quello che diceva Alfio, ecco, una cosa importante: noi guardiamo in casa degli altri non tanto perché, fra virgolette, ci siano simpatici i ragazzi di Bergamo piuttosto che quelli di Verona, quelli di Napoli, semplicemente perché riteniamo innanzitutto doveroso, visto che abbiamo i mezzi, visto che abbiamo le possibilità, abbiamo il mezzo che è in primis questa trasmissione, di fare della controinformazione, quindi di raccontare le cose, a volte le cose come vanno veramente, e a volte abbiamo la possibilità di dare la parola anche a chi la parola non può esprimere, spesso e volentieri non può esprimere, perché lui diceva correttamente, il giornalista ha una grossa responsabilità. Quando scrive dalle persone, soprattutto quando fa i nomi e cognomi delle persone, dovrebbe stare molto attento a quello che scrive, soprattutto dovrebbe vericare con scrupolo quello che accade realmente. Oppure dovrebbe ascoltare tutte e due le campane, riportare tutte e due le campane, cosa che non sempre avviene, perché chiaramente... Che sei qualcosa. Sì, ne so qualcosa io, ne sono qualcosa gli ultras d'Italia in generale, così, chiaramente... È più facile riportare la versione più comoda, quella che magari fa più scalpore e che fa vendere più giornali, piuttosto che raccontare la verità. Quante volte abbiamo visto un fatto magari descritto in una certa maniera e poi a tempo debito smentito clamorosamente. Chiaramente la prima versione è finita in prima pagina con tanto di foto, nome e cognome dell'accusato, per poi dopo, quando magari la stessa persona per l'identico vado è stato assolto o si è dimostrata la falsità, l'ignoranza del giornalista in causa, non si è scritto più niente, non si è dato più così importanza. È un dovere, è soprattutto una necessità il fatto comunque di raccontare quello che magari non accade a noi direttamente, ma accade agli altri, anche perché noi siamo sempre convinti, e la storia ce l'ha dimostrato, che quello che accade, in questo caso vicino a pochi chilometri da noi, accade ad altri gruppi così, poi sistematicamente verrà utilizzato anche nei nostri confronti e nei confronti del resto delle tifoserie organizzate, che io lo dico sempre, avranno fatto tanti errori, ma hanno sempre pagato oltretutto, questo c'è da dirlo, ma non vengono combattute perché sono violente o non vengono combattute solo perché sono violente, vengono combattute perché ci sono delle nuove frontiere che il sistema calcio, il calcio moderno, deve raggiungere con una certa rapidità, con una certa facilità. Perché per chi non l'avesse ancora capito, il calcio ormai, come il nostro Brescia, è alla frutta. E quindi deve cercare di reperire delle risorse immediate, a breve termine, per sopravvivere, per andare avanti ancora un anno, due anni, tre anni. E queste nuove frontiere non fanno parte della nostra cultura, della nostra cultura di tifosi, non di ultras, della nostra cultura di tifosi. Parlo della testa del tifoso, parlo degli stadi commerciali, tutte quelle cose che adesso i vertici del calcio, dopo aver dilapidato patrimoni economici e sociali, invocano
invocano aiuti dallo Stato, queste cose, perché non ce la fanno più, non ce la fanno più perché non sono in grado, non hanno le capacità per farlo, hanno avuto la possibilità, l'hanno utilizzata malissimo e non riuscendo, non potendo, non avendo il coraggio di prendersi le proprie responsabilità, cioè quello che il calcio è oggi è per colpa, cioè ha dei responsabili chiarissimi, che abbiamo citato tante volte, sono i vertici della FIGC, della Lega, eccetera, eccetera, non avendo il coraggio di prendersi le proprie responsabilità, cercano di distogliere l'attenzione incolpando gli ultras di qualsiasi malefatta, che sia vera o non vera, poco importa. Quindi qualsiasi fatto che riguardi la tifoseria organizzata, i gruppi ultras, che sia una sciocchezza, sia una cosa di una certa gravità, fa comodo, viene utilizzato per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica e di conseguenza gli ultras diventano sempre più spesso dei capri espiatori ideali. E quello che diciamo noi è importante soprattutto non cadere in queste trappole, perché è facilissimo cadere in queste trappole. Spesso e volentieri, nonostante si conosca benissimo l'etica inesistente di alcuni giornalisti, ci sono molti ultras che credono a quello che si scrive, quello che vedono scritto, quello che viene raccontato. Invece bisognerebbe sempre prestare molta attenzione a quello che viene detto, bisogna sempre verificare e soprattutto sforzarci tutti, a prescindere dal fatto che le accuse ricadano su una tifoseria come quella bergamasca, piuttosto che quella veronese, piuttosto che quella bresciana, dovremmo sforzarci tutti di fare luce su questi fatti e di sbugiardare in ogni momento questi giornalisti, sì. queste persone che fanno della cattiva informazione, della formazione strumentale, perché hanno un fine ben preciso e per chi non l'avesse capito, lo ricorderò sempre, il fine di queste persone che sono complici comunque del sistema, perché comunque godono di tutti i benefici di questo sistema, lavorano grazie a questo sistema, guadagnano eccetera eccetera, perché lo fanno per lavoro, il loro scopo è quello di annientare totalmente, radicalmente, il mondo delle tifoserie organizzate. Lo ripeto non perché siano violente, ma semplicemente perché danno fastidio, perché sono un ostacolo allo strapotere di questi personaggi che hanno distrutto il calcio. Quindi non importa se ad essere toccati sono i tifosi bergamaschi piuttosto che quelli veronesi, piuttosto che quelli romani, importa che comunque sono toccate delle tifoserie, no, e quindi comunque riguarda il nostro mondo, perché la rivalità dentro lo stadio fuori rimane, però fuori ci sono delle battaglie da combattere. In questi giorni di festa molte persone mi hanno avvicinato, tanti complimentandosi per il fatto che noi ci occupiamo di tutti e che cerchiamo comunque di difendere il mondo ultras. Mi ha colpito il fatto che una persona mi ha detto: ma perché difendi anche i napoletani? E perché non dovrei farlo? Si riferiva in particolar modo a quello che è successo l'anno scorso nella finale di Coppa, la questione di Genio Carogna. Perché non avrei dovuto farlo? Innanzitutto non sta a me difendere nessuno, semplicemente cerchiamo in questo caso, in questo spazio, di esprimere il nostro parere e di dare a voce anche a quelle persone, come diceva Diego, che solitamente hanno poca possibilità di esprimersi. Nel caso specifico dei napoletani, noi abbiamo preso una posizione netta che ci sembrava quella assolutamente giusta e doverosa, e in difesa comunque sempre del mondo che ci appartiene. Poi che siano napoletani, che siano bergamaschi o che siano milanisti, poco importa. Anche perché i cittadini non capiscono che attraverso queste campagne mediatiche, attraverso queste leggi liberticide, viene introdotta nella nostra società che si definisce democratica, vengono introdotte delle leggi che innanzitutto colpiscono il mondo del tifo organizzato, anche se magari scaturiscono da situazioni che poco appartengono al nostro mondo. Potrei fare mille esempi, sì. Facciamo l'esempio della morte di Ciro Esposito. Io non mi sento come ultras, non mi sento responsabile di quello che è accaduto a Roma, perché per me non è stato un gesto da ultras. Gli ultras hanno sbagliato tanto, spesso e volentieri, in altre occasioni, ma in quel senso non è possibile leggerla come un'azione ultras, non è possibile, ci sono troppe componenti che ci distanziano in questo senso. Però è stata presa come pretesto, perché è avvenuta vicino allo stadio, è stata presa come pretesto per fare un ulteriore giro di vite. Di questo ne avete già parlato, sì, ampiamente, quindi non ritorno sui fatti. È quello che vorrei far riflettere i cittadini normali, è che a volte ci usano per introdurre queste leggi, che poi vengono utilizzate in altri contesti, e questo è anche più grave, perché non perché sia accettabile da parte nostra il fatto che ci proibiscono tutto, ci vietino tutto, ci abbiano tolto tutta la libertà d'opinione, di espressione, di circolazione, non è quello. È che quando
cominciano a colpire anche nella vita di tutti i giorni e non solo il giorno della partita, la cosa diventa particolarmente grave, particolarmente pesante. Ma è la maniera subdola con cui stanno introducendo questo sistema repressivo che dovrebbe fare alzare le antenne, dovrebbe far aprire gli occhi alla gente. Stiamo parlando proprio in questi giorni di libertà, di Costituzione, continuiamo a riempirci la bocca di queste cose, ma in realtà cos'è che sta accadendo? Che ci stanno togliendo la libertà un pochino alla volta. E oggi io ho come l'impressione che si voglia dare una grossa accelerata a questo percorso repressivo. Io credo che nell'arco di un anno o due gli ultras sono destinati ad essere messi a sedere, se non cambia qualcosa. Messi a tacere. Ecco, sì, volevo aggiungere, prego, che secondo me il problema di fondo è che chi governa oggi il mondo del calcio probabilmente non si è mai avvicinato, anzi sicuramente non si è mai avvicinato alla realtà delle curve e alla realtà degli ultras. Noi veniamo da, credo, almeno un decennio, se non di più, forse anche 15 o 20 anni, di strategia meramente repressiva. Ed allora in tutti i campi professionali, quando qualcuno attua una strategia, i risultati di una strategia li vedi in 3, 5 anni, 7 anni. Ora, se in 15 anni di repressione cieca i risultati sono quelli che vediamo tutte le domeniche, forse qualcuno dovrebbe chiedersi se sia la strategia giusta quella di continuare a reprimere o se forse non sia il caso di provare una strategia alternativa. Oggi chi decide decidono come dobbiamo andare allo stadio, quando dobbiamo andarci, contro chi dobbiamo andarci, come dobbiamo essere vestiti, ci manca quello. Istituzioni che decidono che cosa è vietato e che cosa non è vietato. Oggi abbiamo ancora dei dispositivi che vietano di introdurre l'accendino, sì, o il tappo di una bottiglietta. Dimenticandosi che sono delle limitazioni anacronistiche, perché chi decide di questa disposizione è una struttura del Ministero degli Interni, che è l'osservatorio, che è composto dai vertici delle forze dell'ordine, ma che ha dentro rappresentanti delle ferrovie, dell'autogrill, i vigili del fuoco, ci manca la guardia forestale, e ha dentro per esempio un rappresentante, io non ho nulla contro di lui, ma l'ex arbitro Longhi, moviolista, che sta dentro lì e che probabilmente quando arbitrava qualche accendino se l'è preso. Ecco, oggi entriamo tutti allo stadio con degli smartphone, dei tablet, dei mazzi di chiavi che sembrano delle mazzette. Che senso ha vietare ad un bambino di entrare con una bottiglietta, con un tappo di plastica? Ma questo avviene perché nella catena decisionale ci sono tutti tranne che i tifosi, non gli ultras, ci sono tutti tranne che i tifosi. Ci sono tantissime, se gli ultras non sono comodi, non sono una componente che mediaticamente va bene incontrare per sentire le loro esigenze, per capire quali sono le loro difficoltà, per capire anche quali sono i sacrifici, anche gli errori che commettono. Io credo, certo, che in tanti anni gli ultras abbiano anche commesso degli errori. Certo. Gli anziani dicevano sempre: per fare una croce ci vogliono sempre due legni, uno è più lungo, uno è più corto, ma con uno una croce non la fai. Allora, una è quella degli ultras, se ci prendiamo quella più lunga, ma il secondo asse della croce qual è? Perché qui discutono del nostro futuro, ma i tifosi non ci sono. E allora, se gli ultras non possono essere chiamati a discutere del futuro del calcio e del futuro di come vivere il calcio all'interno degli stadi, beh, ma ci sono fior di società che hanno dei grandi centri coordinamento di tifosi, che magari sono formati anche da persone che negli anni 70 e 80 frequentavano le curve, i Genoa Club, i Viola Club, i Toro Club. Perché non coinvolgere i tifosi in quello che deve essere il modo di andare allo stadio? Perché non provare a dire non reprimiamo, ma educhiamo ad andare allo stadio in modo diverso? Può darsi che porti qualche beneficio, può darsi di no. Di certo 15-20 anni di repressione ci portano ancora ad una situazione che è né più né meno quella che era 15 o 20 anni fa. Allora, un momento, perché stanno arrivando tantissimi messaggi, Barbara. Tantissimi, sì. Oltre alla rivalità, libertà per gli ultra. Giornalisti terroristi, forti con i deboli, mentre con i poteri forti, testa sotto la sabbia. La repressione fa male a tutti, ultras liberi.
La disinformazione va sempre combattuta, complimenti alla trasmissione e soprattutto a Milva, libertà per gli ultras. Leggi speciali ieri allo stadio, oggi in tutte le città. Libertà per gli ultra di tutte le città, 1911 come noi non c'è nessuno, Diego Libero. Grandissima rivalità ma grandissima solidarietà per gli ultras bergamaschi, ultras liberi, complimenti per la trasmissione. Ecco, scusami, posso fare due esempi perché quando parlo di disinformazione poi non voglio essere sui generis. Sì. Faccio due esempi concreti sulla nostra realtà. Uno è molto recente, il processo che abbiamo affrontato e riguarda la manifestazione avvenuta in occasione del cambio societario Ruggeri Percassi a Zingonia. Bene, tutti gli imputati di quel reato sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Oggi abbiamo ancora dei giornalisti che scrivono che in quell'occasione ci furono danneggiamenti, ci furono lanci di oggetti, ci furono lanci di torce, ci fu un principio d'incendio. Allora, non siamo noi che raccontiamo questa cosa, è un giudice dello Stato italiano che ha deciso che quei reati non sono stati commessi. Questa è cattiva informazione. Un secondo esempio, Atalanta-Juventus di quest'anno, una polemica mediatica, secondo il nostro punto di vista, montata ad arte, perché all'ingresso di un settore notoriamente tranquillo come la gradinata Kreberg, uno steward pare abbia consigliato al genitore di un bambino di fargli coprire la maglia juventina. Apriti cielo, una polemica a livello nazionale con i vertici da Malagò a Tavecchio, tutti quanti che hanno detto assolutamente, ma com'è possibile, eccetera. Salvo poi scoprire poche ore dopo che in rete c'era una fotografia di due bambini ripresi nello stesso settore, due bambini che avranno avuto 8-10 anni, uno seduto in fianco all'altro, uno con la maglia di Tevez, l'altro con la maglia di Denis. Allora, io non credo che sia da coprire l'eventuale errore di uno steward, ma da lì a creare un caso mediatico per creare ancora quell'attenzione attorno ai comportamenti sbagliati all'interno degli stadi, ecco, forse ce ne passa un pochino, credo. Volevi aggiungere qualcosa, Diego? Sì, volevo solo aggiungere che è importante, sono importanti trasmissioni come questa, è importante il lavoro che stanno cercando di fare alcuni gruppi per fare chiarezza su alcune vicende, far capire alla gente che non siamo i mostri che a volte, che spesso volentieri ci dipingono i soloni dalla televisione, dei giornali così. E mi dispiace che qualcuno non riesce a capire che l'interesse che noi nutriamo nelle vicende, ad esempio, che hanno colpito i ragazzi di Bergamo, piuttosto che quelli di Verona, a volte vengono scambiati, questo interesse viene scambiato quasi per una simpatia, per un volere, non so, quasi, mi viene il termine. Un inizio di un'amicizia? Sì, qua addirittura un inizio di un'amicizia con i ragazzi di Verona. Ecco, prima di tutto sfatiamo questo mito. Chi pensa queste cose probabilmente perché non ha mai provato a certi livelli il discorso della disinformazione, non ha mai pagato un prezzo così alto, che secondo me è anche più alto di quello della repressione. È come una volta quando si diceva che c'erano gruppi che non combattevano la repressione, ma perché non combattevano la repressione? Perché molto probabilmente non erano mai stati colpiti al cuore, non erano mai stati colpiti in una certa maniera. Non è un caso se i gruppi che per primi si sono ribellati, hanno cercato di fare delle manifestazioni di un certo tipo per difendere la cultura ultras, per difendere da questa aggressione mediatica ma anche repressiva così, sono stati proprio quelli che hanno subito per primo certi sistemi, certe repressioni. Quando ti colpiscono sistematicamente con le diffide, con le denunce, con i fogli di via e a prescindere dalle tue responsabilità o magari solo per usando dei pretesti banalissimi, allora capisci che se non fai qualcosa, ma non per te stesso, per il mondo ultra, se non provi a fare qualcosa ti cancelleranno in una maniera con una certa facilità, anche perché quello che diceva Alfio lo condivido, noi lo diciamo sempre, l'Italia purtroppo è un paese incapace di prevenire le situazioni, ma qualsiasi tipo di situazione, non solo quella dello stadio, perché sì, certo è imbarazzante vedere uno Stato come quello italiano, un ministro degli interni come quello italiano, che non è capace di prevenire, di gestire nemmeno l'ordine pubblico di una partita in un giorno, mi riferisco a Roma, a Fiorentina-Napoli, non sono capaci di gestire una partita, si diceva chissà quando succederanno
speriamo che non succeda niente, ma di questi tempi non si sa mai, mi immagino come potrebbero gestire l'ordine pubblico in altre situazioni ben più gravi. È bravissimo, è incapace di prevenire, però è bravissimo a reprimere. In questo è veramente il numero uno, forse anche perché gode della complicità appunto di certa stampa, magari non di tutta, ma di certa stampa che magari per piaggeria, magari per interesse, per avere le notizie in primo pelo e prima degli altri giornali, probabilmente si presta a questi giochini. Noi, ahimè, ne sappiamo qualcosa, quindi invito tutti a riflettere e soprattutto a non strumentalizzare questo diciamo così, interesse nei confronti di altre tifoserie rivali, perché per quanto mi riguarda i bergamaschi sono e saranno sempre dei rivali, ma il mio nemico numero uno non sono loro. Purtroppo in questo momento il mio nemico è quello che vuole togliermi la libertà, nemico in senso metaforico, certo, chiaramente. Certo, chiaro. E io devo combattere in maniera intelligente, chiaramente, non con le bombe, perché questo deve essere chiaro a tutti, devo combattere il nemico che vuole cancellarmi, che vuole togliermi la dignità, che usa i sistemi per ricattarmi, perché non dimentichiamo che qua in Italia non ci sono solo leggi speciali, ci sono anche dei sistemi ricattatori. Si parla tanto di discriminazione, di razzismo, quando lo strumento più discriminatorio, più razzista è stato coniato proprio dallo Stato italiano, e mi riferisco alla tessera del tifoso. Non conosco uno strumento più discriminatorio della tessera del tifoso io, perché divide i tifosi, a prescindere dalla loro potenziale violenza, divide i tifosi tra tifosi buoni e tifosi cattivi. E poi vediamo ogni domenica, come diceva Alfio, quello che accade negli stadi, e più delle volte a sbagliare non sono i tifosi non tesserati. Allora, io mi devo fermare, però c'era, a proposito di tessere del tifoso, un messaggio che arriva, mi pare, da Piacenza, Barbara. Esatto, sì. Nonostante la rivalità, Diego Libero. E poi contro questa repressione fermiamoci tutti, ma tutti i gruppi, non come il discorso della tessera. Dicevano no alla tessera e poi molti gruppi l'hanno fatta. La coerenza è tutto, fermiamoci, solo così otterremo qualcosa. Il calcio senza di noi ultras, senza gruppi, sfottò, cortei, trasferte, perché no? Anche sani litigi finirebbe. Non era litigi la parola, però esatto. Abbiamo capito. Ridateci il nostro calcio, il nostro vivere e essere ultras. Ultras liberi, Diego Libero, MAI Curva Nord Piacenza. Non importa se Eccellenza o Serie A, i piacentini sono qua. Va bene, allora io mi devo fermare. C'è una break pubblicitaria, poi vedremo un servizio che riguarda la prima settimana della festa bianco-blu, perché si diceva prima di modi alternativi di fare informazione. Ecco, anche i momenti di... che riguardano la festa, tra l'altro anche i ragazzi di Bergamo ne fanno una ormai da tanti anni, sono comunque dei momenti di aggregazione, sono momenti in cui si può parlare con la gente, perché abbiamo visto noi la nostra festa, tante persone arrivano, ti chiedono intanto cosa ne pensi del Brescia, cosa ne pensi della situazione, come vedi la società, e ti chiedono il perché di certi comportamenti, il perché hai preso posizione su una cosa in un modo piuttosto che nell'altro. Quindi un momento molto importante di confronto con tutti quelli che vogliono conoscerci più da vicino. Quindi c'è la pubblicità, poi vi faccio vedere la prima settimana di Festa Bianco-Blu. Serilogo, un'azienda con una lunga esperienza nel campo della serigrafia e non solo. Vuoi personalizzare e rendere autentico un qualsiasi articolo di uso comune? Ci pensa Serilogo, con le sue attrezzature all'avanguardia e tecnologiche, stampa su tessuto e su materie plastiche, serigrafia su oggetti anche a tutto tondo, stampa digitale di banner e striscioni, decorazioni su vetrine e automezzi e ancora incisioni a laser su articoli in metallo, legno, pelle e materie plastiche. Vuoi rendere originale la tua felpa, il tuo cappellino o la tua borsa? Rivolgiti a Serilogo, Arezzato Brescia, in via Prati 63B, telefono 030 2794 065. Per ulteriori dettagli visitate il sito www.serilogo.com. Il Ludwigsgarten è un ristorante birreria bavarese, lo trovate a Brescia in via Gorizia 2. Potete assaggiare tutte le specialità alla spina della birreria bavarese, Eco Pils, la classica birra bionda, la Fassbier oppure la birra di frumento, una rossa a doppio malto o ancora una bionda a doppio malto. Il Ludwigs propone anche un'ampia selezione di vini altoatesini di altissima qualità, grappe e distillati. E la cucina? In una delle sale, in estate anche in giardino, potrete gustare un menù tipico scelto fra le famose specialità bavaresi, come lo Stinkhoff fumicato,
tutto il Brezza e gli immancabili Wurster con materie prime tutte provenienti dalla Germania e dall'Austria. E per i più golosi lo chef propone una selezione di prelibati dessert fatti in casa. E non dimenticate, a pranzo Ludwigsgarten propone anche un menù mediterraneo ed è convenzionato Tikal Restaurant.
original cute body make a man wanna be. We don't need no makeup. Original cute body make a man wanna be. Physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit, woman. Physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit, woman. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Woman, you like to. È stata una bella settimana, insomma, nonostante il tempo, nonostante il Brescia sicuramente non crea una situazione di entusiasmo, però è stata una bella settimana, intensa anche. Sì, ne approfitto per fare i complimenti a tutti i ragazzi che come sempre in questi frangenti danno il massimo, nonostante, lo ripeto, non ci fosse l'entusiasmo solito con cui si affrontava la festa, però nonostante tutto abbiamo dato ancora una volta il massimo. Ci auguriamo che le persone che sono venute, che arriveranno alla festa, comunque possano godere di questo servizio, perché la cosa importante per quello che ci riguarda, soprattutto come dicevi tu, in momenti come questi, perché è facile fare le feste quando ci sono le promozioni, quando si vince, così. La difficoltà è proprio mantenere certe tradizioni, mantenere certi punti di riferimento in questa situazione, quando la ragione ti direbbe ma chi te lo fa fare, cioè ma perché devi fare una cosa così, uno sbattimento così, che tante volte ti occupano solo tempo, energia e denaro, ma a volte ti assorbe a tal punto che non perdi ogni contatto con la vita sociale. Praticamente per molti di noi si vive solo la festa, loro sono forse anche meglio di noi, perché la festa loro è anche più impegnativa, più anche da un punto di vista numerico, sì. Quindi credo che possano capire quello che significa organizzare. E quando non c'è l'entusiasmo, non ci sono i risultati, che diventa tutto più difficile. Però è importante, perché è importante innanzitutto dare dei segnali di vita, soprattutto in questi momenti, quando sembra che a pochi interessi il futuro del Brescia. Ma soprattutto, come dicevi tu prima, è importante perché hai la possibilità di confrontarti con le persone che magari hanno fatto anche scelte diverse dalla tua, e quindi vogliono capire, vogliono confrontarsi con te e capire perché si sia arrivati a fare queste scelte, che io lo ripeto, sono sempre comunque scelte fatte di coscienza. E proprio in questi giorni parlavo con dei ragazzi che hanno fatto una scelta diversa dalla nostra, che hanno fatto la tessera del tifoso e ci chiedevano del perché e del per come, e io li facevo riflettere sul fatto che facendo la tessera del tifoso non è tanto il fatto di fare la tessera del tifoso, di dare la propria generalità, ma a parte che comunque è che dal nostro punto di vista è un ricatto istituzionale che andrebbe osteggiato e contrastato. A parte quello, però la cosa più importante è che facendo la tessera del tifoso si dà il proprio consenso all'applicazione dell'articolo 9, che è un altro limite aberrante, che per chi non lo sapesse l'articolo 9 impedisce a chi magari ha fatto una diffida, chi ha subito una condanna in primo grado, chi ha avuto una denuncia, eccetera, eccetera, impedisce di poter fare il biglietto dallo stadio. Quindi se uno magari ha finito la diffida, ha appena fatto una diffida di 3 anni, quindi ha pagato, magari anche da innocente, perché dopo magari si scopre che è innocente, ha fatto una diffida di 3 anni, poi se dovessero applicare l'articolo 9, come avviene in alcune città, potrebbe restare lontano dallo stadio per altri 5 anni, nonostante abbia pagato la sua pena. E questo, dal nostro punto di vista, non dovrebbe accadere. Quindi bisognerebbe contrastarlo in qualche maniera, e non facendo la tessera credo che sia la maniera più facile per farlo. No, anche perché l'aberrazione dell'articolo 9 sta nel fatto dell'incostituzionalità di questo articolo. Cioè, viviamo in uno stato in cui esiste ed è costituzionalmente garantita la presunzione di innocenza per tutti fino all'ultimo grado di giudizio. Se tu subisci un processo per un possibile reato da stadio e vieni condannato in primo grado, l'articolo 9 ti viene applicato. E se poi tu vieni assolto in secondo grado o in appello o in Cassazione, ora che ci arrivi alla Cassazione, con i tempi della giustizia italiana, tu il tuo articolo 9 te lo sei scontato. Esatto. Tutto. Quindi è questo l'elemento critico. Sul fatto di dare generalità, eccetera, è un falso problema, perché comunque col biglietto nominale, esatto, eccetera, non è quello il problema è l'aberrazione di un articolo di legge che ti porta via dallo stadio da presunto innocente.
Bergamo, è... ad esempio, è una città dove l'articolo 9 viene applicato. Sì. E adesso con la condanna in primo grado di non so quante persone che erano... Una cinquantina, credo, più o meno. C'è questo pericolo? Che venga... c'è questo rischio, sì. C'è questo rischio forte che cercheremo di contrastare con le possibilità che abbiamo, ma proprio perché costituzionalmente è una cosa che non so come si possa accettare, che vivi in uno Stato che ti considera innocente fino all'ultimo grado di giudizio, però non se hai fatto qualcosa allo stadio. Francamente è incomprensibile. Senti, prima abbiamo visto le immagini della nostra festa. Diego diceva che anche voi fate una festa che magari è anche più impegnativa e si concentra in meno giorni, sono sei giorni. Però avete dei numeri, va detto in tutta onestà, che sono... Ma, prego. No, e volevo solo dire una cosa a proposito di questo. Io non provo nessuna invidia nei confronti di Bergamo, sia come società, perché sicuramente hanno avuto negli ultimi anni una società migliore della nostra, e sia sicuramente per i numeri che riescono a fare. Evidentemente hanno seminato bene, hanno lavorato molto sul territorio e raccolgono quello che si merita probabilmente. Io non ho nessuna invidia nei loro confronti. Scusa parentesi. Semplicemente un po' di rabbia, sì, però la rabbia dovuta al fatto che a Brescia si poteva fare la stessa cosa e forse, sono presuntuoso, forse anche qualcosa in più, se solo la nostra società avesse colto il valore di quello che si stava cercando di fare, non solo noi chiaramente così. Invece siamo stati per anni, per tanto tempo, osteggiati, ostacolati sistematicamente dalla nostra società, siamo stati penalizzati da scelte che dovevamo fare per forza di cose. Ecco. E quindi volevo sempre ricollegarmi al discorso di prima, che noi non abbiamo nessuna simpatia per i ragazzi di Bergamo così e nemmeno tanta invidia. Nemmeno loro per noi. No, credo. Assolutamente. Scusami, Alfio. Sorrideva. No, però in effetti è vero, perché da voi Percassi viene e molto spesso per questo motivo è anche stato attaccato dai media, ma perché non dovrebbe venire? Ma questa è un'altra delle anomalie del territorio bergamasco. Io credo, con chi si deve confrontare un presidente di una squadra di calcio, la dirigenza di una squadra di calcio, i giocatori di una squadra di calcio, se non con la tifoseria? Qui abbiamo visto le immagini della vostra festa. Io credo sia profondamente sbagliato fare un discorso di numeri. Non sono i numeri. Quello che c'è dietro manifestazioni come la vostra, la nostra e altre che si svolgono in Italia, organizzate dalle varie tifoserie, è sacrificio, è passione, è voglia di tramandare i valori. All'interno di uno stadio, se non vogliamo uno stadio teatro, il motore di quello che rende uno stadio quello che è, quello che è sempre stato, sono gli ultras. Sono loro che trascinano una curva. Quando una curva è coinvolta tutta, trascina uno stadio. Quando uno stadio è coinvolto tutto, trascina una città e porta a fare eventi come la nostra festa, la vostra festa e quelle di altre, che hanno dietro una passione, un sacrificio che francamente io inviterei chi non è mai stato a manifestazioni di questo tipo a passare una sera da voi, da noi e da altri, a bersi una birra, a confrontarsi con altri. È un evento sociale incredibile. Io non credo che si perdano... Che non ha scopo di lucro. Credo che non si perdano i contatti sociali in questo, anche se, tra virgolette, hai un gruppo di persone, nel nostro caso molto, molto numeroso, di volontari, 200 volontari che prendono 3 settimane di ferie, che lavorano all'allestimento, allo svolgimento e allo smontaggio della festa, per un semplice scopo, tramandare, nel nostro caso, la talantinità, senza doppi fini. Credo che questo sia un valore incredibile. Io non faccio fatica sul territorio bergamasco a trovare manifestazioni del genere, dove vedi gente di qualsiasi età, magari anche non atalantini, che vengono a viversi un evento, che è un evento per la città, e c'è dietro veramente una marea di valori che non riesco a capire come possano essere osteggiati solo perché magari poi la società viene, ma con chi diavolaccio si deve confrontare una squadra di calcio se non con i tifosi? I tifosi sono gli unici, sono l'unica componente all'interno del sistema calcio diversa dagli altri, perché non sono
persone che guadagnano con il calcio. Esatto, dal primo dirigente all'ultimo calciatore, è giusto anche così, per chi lo fa per professione, guadagnano dietro al calcio. E dietro c'è il carrozzone mediatico. Ma è giusto che sia così? Non è una critica la mia. Però è un dato di fatto. Il tifoso investe per seguire la propria squadra. Investe tempo della sua vita, investe risorse. E dietro ha quello che abbiamo detto prima, un trattamento... di essere come l'ultima ruota del carro, che se c'è bene e se non c'è non fa niente, ecco, no? Ecco perché è giusto che i tifosi possano dire la loro. Mi riallaccio al discorso dell'allenamento di rifinitura prima di Atalanta-Sassuolo, quando siete stati così attaccati perché avete parlato con la squadra. Tra l'altro noi poi l'abbiamo mostrato quel discorso perché avevamo la telecamera, e non vedo perché i tifosi non possano dire la loro. Lo fanno i giornalisti, che sono pagati per farlo e quindi lo fanno per mestiere. Maniera poco obiettiva, spesso volentieri. I tifosi che lo fanno per passione, perché non devono poter esprimere un parere, non devono poter eventualmente dire la loro alla squadra? L'unico rammarico, l'abbiamo detto più volte, è che l'Atalanta stava andando in Serie B, invece quella strigliata è servita a rilanciarvi, e quindi vabbè. Se possiamo esprimere un rammarico, semmai da parte nostra è quello, però insomma ci sta. Tornando invece al processo, alla sentenza, allora ci dicevi che adesso ci sono dei tempi tecnici perché vengano depositate le motivazioni, quindi poi per l'appello e quant'altro. Intanto dicevamo la cosa si è molto sgonfiata, perché da 143-147 tifosi una quarantina di condanne, quindi insomma molti sono stati assolutamente assolti. La condanna più pesante di 3 anni a Claudio, sì, che però patisce anche un'interdizione di 5 anni dai pubblici uffici. Sì. E come facciamo a candidarlo sindaco? Questo infatti è un problema, e ci batteremo anche su questo. Nel suo caso specifico credo che abbia subisca da tanti anni un'attenzione quasi morbosa da parte dei media locali. Ogni giorno c'è un articolo detto. Lui ha affrontato questo processo consapevole delle sue responsabilità su alcuni capi di imputazione, non negando nulla, ma rivendicando con forza la voglia e il diritto di essere eventualmente condannato per quanto commesso e non per quanto artificiosamente gli si voleva affibbiare. Nel caso specifico c'è un reato particolarmente pesante, odioso, anche brutto da un punto di vista di ultras, per come lui è ultras nella sua vita, che era quello di concorso in rapina, che è stato stralciato dal giudice. Gli rimane ancora probabilmente qualche cosa legato ad un concorso di istigazione, eccetera, però è uscito sotto questo punto di vista una posizione sicuramente ridimensionata. Non serve, io non faccio l'avvocato difensore di Claudio, però credo che in tanti anni la sua figura di principale interlocutore della Curva Nord, o comunque rappresentante della Curva Nord, forse gli abbia portato nella sua vita di uomo troppi problemi, a volte anche creati in modo artificioso, penso. Beh, succede, Diego, che chi si prende delle responsabilità poi debba pagarne delle conseguenze, sì, anche molto alte. Sì, ci sta, fa parte del gioco. Però a volte si esagera. Io credo che nel caso di Claudio si stia esagerando, e non di poco, e da parecchio tempo. Io credo, ho come l'impressione, l'ho già detto in altre occasioni, che alcuni giornalisti l'abbiano fatta diventare una questione personale. Quasi che soffrano la personalità di Claudio, il fatto che comunque abbia questo forte seguito, perché è innegabile quello che sta raccogliendo questo ragazzo, è innegabile, è evidente. Quindi questi giornali probabilmente non riescono a capire e nemmeno ad accettare questo scendente che lui ha sui ragazzi, e che tra l'altro usa in maniera molto responsabile. E ricollegandomi al discorso dell'allenamento, cioè, questa cosa emerge, questa responsabilità, questa,
questa passione emerge. Cioè, ma se vuoi, sull'allenamento nel caso specifico, lui ovviamente ha preso la parola perché lui ha i modi, ha il carisma, ha il modo di intervenire. Però interpretava, credo... Però in quei quattro minuti in cui ha parlato di fronte alla squadra, di fronte alla dirigenza, al mister, dietro di lui, a fianco a lui, c'erano 2000 persone, certo, che in alcuni passaggi hanno applaudito. Ora, nessuno ha obbligato le 2000 persone a applaudire. Se 2000 persone applaudono quando lui chiama la responsabilità dei giocatori, quando chiede dove sta l'orgoglio, quando chiede dove sta il senso di appartenenza, quando ricorda qual è la valenza sociale di indossare una maglia di calcio per una piazza storicamente attaccata a questa maglia, e la gente applaude, è perché fondamentalmente è d'accordo con quello, certo, che sta dicendo. Non c'è nessuno che impone a nessun altro di applaudire. Questo è... Tra l'altro non si era allo stadio per la partita. Quando magari uno ha fatto l'abbonamento, ha fatto il voucher, quindi ha fatto già il biglietto, quindi si trova costretto. Lì è stata una scelta precisa, quella di seguire, di andare all'allenamento. Quindi una scelta condivisa da tutte queste persone. Altrimenti non sarebbero andate, sarebbero state a casa loro. Sarebbero andate il giorno dopo la partita. Quindi... secondo me alcuni giornalisti dovrebbero farsi prima un esame di coscienza e poi farsi una ragione. Basta. Cioè, diceva Alfio, queste persone che non, per fortuna o sfortunatamente ce ne sono poche in Italia. Persone come Claudio così ce ne sono, io ne ho conosciute pochissime, veramente. Come lui forse nessuno. Lo dico senza, non lo dico per piaggeria, lo dico perché so riconoscere, sono abbastanza uomo da riconoscere il valore delle persone, di tutte le persone così. E per me è una fortuna che ci siano persone come lui che credano in alcuni valori e si battono ancora oggi, nonostante tutto quello che gli hanno fatto, nonostante tutto quello successo, per trasmettere ai ragazzi giovani. Perché è solo in questa maniera che si riesce a migliorare la società. E non è certamente attraverso la retorica, l'ipocrisia di certa stampa e di certi dirigenti che si raggiungono certi risultati. Perché sono tutti bravi a criticare e giudicare, ma coi fatti sul campo, in mezzo ai ragazzi giovani, nelle situazioni più difficili così, alla fine ci sono ragazzi come lui che fanno la differenza, e per fortuna averne così. Io mi devo fermare, faccio l'ultimo break, 60 secondi di pubblicità, poi vi faccio vedere, non so se ne avete voglia, una marcorda, un Brescia-Atalanta stagione 2002-2003. Guardate che si sia vinto dopo. Io non me lo ricordo, ora guardando le immagini, però c'era Baggio, per cui mi sa che, non lo so, pubblicità e poi il servizio. FDiren Service, gli esperti nell'allestimento di feste e fiere, offrono un servizio completo di qualità nella vendita e noleggio di strutture e impianti in grado di sviluppare qualsiasi allestimento chiavi in mano. Tendo strutture per feste, matrimoni, magazzini e mense, gazebo, impianti di riscaldamento e condizionamento, illuminazioni, palchi, pavimentazioni, pista da ballo, tavoli, sedie e set birreria, casette e chioschi in legno e stand fieristici anche personalizzati. FDiren Service a Nuvolento in via Trento 79, telefono 030 69 15353, sito internet www.fdirenservice.com, indirizzo mail info@fdirenservice.com. Scegliere FDiren Service significa assicurarsi la buona riuscita di ogni evento. Pasticceria Principe, la trovate a Chiari ma anche a Rovato. Produzione artigianale, torrefazione caffè, caffè verde, servizio catering e in questo periodo produzione di uova e colombe artigianali. Via Lattonieri 18 a Chiari, Pasticceria Principe, via 25 aprile 147 Rovato, sempre la Pasticceria Principe. E se volete delle informazioni potete chiamare lo 030 700 9151. When I was a little girl, I had a rag doll, the only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll, but only now my love is strong, and it gets stronger. Yeah!
heart desires. Just remember, I'll still be around. Vabbè, insomma, sono i cori gli Sfottò da Derby. Sì, prendo tre cose da questo filmato. Il rullo dei tamburi, il megafono che chiama il tifo e lo striscione fischiamo il calcio moderno. Da una parte e dall'altra. Sì. Sì, la dimostrazione che a volte si può e si deve andare oltre la rivalità per far riflettere la gente. D'altronde a quello che dicevamo 15 anni fa, noi, bergamaschi e tanti altri gruppi, purtroppo si è avverato, anzi sono andati oltre le nostre peggiori previsioni. Se volete, per la par condicio faccio vedere un pezzettino della vostra di curva. Era il 14 novembre del 2004, data che credo ricordino sia i bresciani che i bergamaschi, si giocava Atalanta-Brescia, e vabbè, se volete faccio vedere giusto tre minuti solo della vostra curva. C'è la padrona di casa, quindi decidi tu. Se il mio regista Carlo li ha pronti, ce li abbiamo. È stata una partita calda, prima, durante, dopo, soprattutto prima. Vabbè. Allora, sono praticamente arrivata in fondo, abbiamo un po' di messaggi da leggere? Sì, Alfano non sarebbe capace neanche di dirigere il traffico, incompetente. Ecco,
No. No, articolo 9, solo in Italia succedono queste cose, anzi solo agli ultras. Stop repression. Pay TV, leggi speciali, repressione, allontanano i tifosi dallo stadio. Caspita, che curva, 1911, mentalità ultras. Sono d'accordo con Alfio, tamburi e megafoni sono il fulcro del tifo. Complimenti per la trasmissione, avanti ultras, basta repressione e lunga vita alla nostra passione. Claudio, 1911. Una domanda per Alfio a proposito della festa. Ma il carro armato dove l'avete nascosto? È passato. Quello è. Qualche anno fa ormai. Adesso siamo passati agli aerei. L'aviazione. Si sa. È ancora qualcosa, Barbara? Tanti complimenti. Esatto, sì. Va bene, allora, ho giusto 2 o 3 minuti. Io innanzitutto volevo aggiungere a quello che ha già detto Alfio, i tamburi, i megafoni, così volevo aggiungere gli striscioni, sì. I fumogeni, abbiamo visto, e soprattutto i gesti come quelli di Roberto Baggio, in questo caso perché è venuto lui sotto la curva, sono gesti indimenticabili che restano nel cuore e dalla testa della gente più di qualsiasi altra cosa. E sono quei gesti che il nostro calcio purtroppo vuole eliminare. Ecco. E che i geni del calcio moderno, esatto, stanno pensando di sanzionare. Quindi. Esatto. Cioè, hanno tolto gli striscioni, allora, i megafoni li hanno tolti, i tamburi li hanno tolti, i fumogeni li hanno tolti, gli striscioni li vogliono togliere, vogliono impedire ai giocatori di venire sotto la curva, chiudiamo gli stadi, si va prima. È paradossale quello che stanno facendo, stanno togliendo le cose. Da una parte vogliono combattere la violenza e dall'altra, in una maniera peggiore, e dall'altra vorrebbero riportare le famiglie allo stadio, la gente allo stadio, i bambini allo stadio, e poi eliminano tutte quelle caratteristiche che hanno fatto grande il calcio italiano quantomeno, e che paradossalmente a noi hanno tolto, in altre nazioni europee stanno riscoprendo in maniera esponenziale, stanno proponendo in maniera esponenziale, perché se tu vai a vedere in altri stati, anzi tu lo sai benissimo, ci sono delle nazioni che magari si affacciano per la prima volta, nascono da pochi anni, ci sono gli ultras da pochi anni, ci hanno copiato e superato ampiamente in questo senso. E non a caso gli stadi sono tutti pieni. Ho ancora un minuto, Alfio. Sì, in chiusura, siccome una parte dell'informazione della trasmissione era legata al rapporto conflittuale con i media, definiamolo così, sì. Ho visto che in pancia passa l'ultima frase che metterete questa sera di Giorgio Gaber, sì. Allora ti anticipo un attimo e da una canzone di Giorgio Gaber, Io se fossi Dio, a cui le manda a dire a destra e a sinistra, prendo un passaggio che è relativo ai giornalisti, in cui Gaber canta: avete ancora la libertà di pensare, ma quello non lo fate, intanto pretendete la libertà di scrivere e di fotografare. Scrivete e fotografate, informatevi, magari avvicinandovi anche a quel mondo che volete descrivere, ma che non conoscete. Le porte degli ultra sono sempre state aperte a tutti, compresi ai media e ai professionisti dell'informazione che vogliono realmente conoscere il fenomeno ultras per poterlo descrivere con i suoi pregi e con i suoi difetti. Hai ragione. Mi spiace essere arrivata in fondo, avremmo avuto ancora tante cose da dire, ma questa puntata è davvero volata. Saluto e ringrazio Priscilla che è stata con noi questa sera. Grazie mille per l'invito e ci vediamo alla festa. Ti aspettiamo. Sì. Alfio, ti ringrazio davvero per aver accettato l'invito, l'ho detto in apertura, so che non è stato facile per te esserci, però credo sia stato comunque importante sentire anche la vostra voce. Grazie a voi. Diego, ci si vede alla festa? Sì, invito tutti a venire alla nostra festa, anche per portare delle critiche, per confrontarci in maniera intelligente, costruttiva, perché ci sta che ognuno abbia delle opinioni diverse e su quello che ci si confronta e si cresce. Io sono sempre molto attento alle critiche, quelle chiaramente che devono essere critiche costruttive, non fine a se stesso, strumentali. E quindi prima di sfogarsi sui vari muri interni così, magari prima facciamo una riflessione, anche perché a volte ci facciamo male da soli e non ne abbiamo bisogno. Grazie Diego. Barbara? Grazie davvero a tutte le persone che sono intervenute questa sera, ci vediamo alla festa. In attesa che si giochi ancora il derby Brescia-Atalanta, chissà quando, e mi sa che adesso la vedo un po' dura. Vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi in questa prima parte di serata, ricordo come sempre le repliche, domani sera sempre a partire dalle 20:20 solo sul canale 213, mercoledì mattina all'alba, mercoledì pomeriggio alle 15:30 e poi potete rivedere la puntata sulla pagina Facebook e il canale YouTube 12esimo in campo. Da mercoledì riapre la festa bianco-blu fino a domenica, quindi vi aspettiamo, grazie ancora per essere stati con noi, ci vediamo lunedì prossimo, ciao a tutti.
Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. Cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, cause there's a million ways to go, you know that there are. You can do what you want, the opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, ah, it's easy. Ah, you only need to know. Well, if you want to say yes, say yes. Se ieri è stata dura, griderai un po' di più. La gente del tuo quartiere con la voglia di cambiare saluta te, sorride.